Il carro con la statua di Sant'Anna inizia a muoversi, percorre solo pochi metri e si ferma. E qui si svolge un atto del tutto particolare. I bui della traglia, innanzi a cui sosta la santa, sono i protagonisti di un gesto che, seppur aspettato, quasi invocato e sperato, procura tanta emozione in tutti i presenti. Infatti, questi splendidi animali, di un manto bianco, candido, possenti, abituati a tirare pesi notevoli, a non fermarsi di fronte a alcun ostacolo, addobbati a festa, si prostrano in ginocchio innanzi alla statua della santa e restano così, accompagnati da un applauso spontaneo, lungo, fragoroso, per la riuscita di quest'atto che, seppur dimostrazione esteriore di fede e dedizione alla santa, non può non toccare la sensibilità di tutti i presenti e regalare attimi di commozione e forte religiosità. Gli animali che si rialzano, si dà atto e dell'eterna devozione alla santa e del connubio sempre più stretto con questi animali che, compiendo questo gesto, hanno sigillato quasi un patto con gli uomini per il proseguo dei lavori nei campi, accomunandosi con essi alla venerazione di Sant'Anna.